alla casa una partita del genere che non sia un buon segnale, no? È un ottimo segnale, beh, la squadra forte lo sapevamo, siamo in un momento dove ci mancano diversi giocatori, però oggi come sempre abbiamo dimostrato di avere cuore e voglia di portarla fuori. È chiaro che l'inserimento di Pablo basta a quella situazione che ti fa vincere le partite, lo sapevamo. Ci serve, speriamo invece che sia tutto bene il dopo partita e anche quello di Petrella, che purtroppo si è dovuto fermare per un problema. Quindi speriamo di non aumentare invece che recuperare. Questa è la cosa che mi preoccupa di più, perché adesso andiamo incontro a un mese di fuoco dove giocheremo ogni tre giorni partite difficilissime, e se non hai tutta la rosa a disposizione il turnover diventa complicato. Fermo restando che effettivamente i ragazzi, Hidalgo oggi si è fatto trovare molto pronto e quindi stanno facendo bene, però è importante avere tutti. Forse l'unica cosa è farsi trovare un po' così scoperti, no? Anche lì è la loro qualità, e oltre a quelli di saper palleggiare, anche di verticalizzare bene. E sapevamo che De Marchi, Michael ha queste qualità, ma ce li ha anche qualche altro giocatore davanti per loro, e quindi dovevamo fare una preventiva migliore. Secondo me lì abbiamo scoperto il centrocampo con un inserimento che non serviva a fare in quel momento, e abbiamo beccato la palla dritta, insomma. C'è stato un momento nel primo tempo in cui hai pensato di cambiare qualcosa? Secondo me forse hai anche cambiato qualcosina, no? Direi a metà del primo tempo. Cambiare qualcosa, quando incontri una squadra che palleggia così bene, devi essere bravo a non farla palleggiare, dargli meno possibilità. Effettivamente, secondo me, rispetto alle partite che hanno fatto, hanno prodotto di meno, e quindi secondo me li abbiamo limitati. E non è facile alimentare il Limolese adesso, e anche per come siamo noi in questo momento. Quindi secondo me quella fase lì l'abbiamo fatta bene. Abbiamo sbagliato invece le ripartenze, cioè noi abbiamo giocato con un tocco di troppo, giocavamo a tre tocchi, non a due, e abbiamo fatto degli errori tecnici che non ha fatto correre il Limolese indietro, e siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato al meglio. E quindi nel secondo tempo abbiamo sfruttato la situazione e abbiamo capitalizzato. È una partita che poteva risolversi da una parte e dall'altra, insomma, era molto aperta. Il pari probabilmente è stato più giusto. A posto, altre domande? Parlavi della condizione fisica, abbiamo visto che Granocci ha potuto toccarsi. Anch'io mi sto toccando. Immagino. Ma com'è la situazione? Insomma, li hai visti adesso? No, non lo so, vediamo, perché è da vedere. Questo Petrella ha sentito un qualcosa di un po' più importante. Stiamo pagando tantissimo adesso, probabilmente saranno i campi, saranno tante cose, siamo messi lì a ragionare su quello che può essere, però è sempre difficile trovare poi il motivo, ma ci stiamo lavorando, è il momento, però stiamo pagando molto caro questa cosa. La cosa bella, la cosa importante è che i ragazzi che stanno avendo spazio si fanno trovare pronti, quindi questo mi rende molto felice e dà merito a loro. Però è chiaro che se vogliamo rimanere agganciati là davanti dobbiamo recuperare tutti i giocatori nel più breve tempo possibile, e questa è una cosa che al momento ci sta pesando, insomma. Pensa della prossima può esserci? Non credo, è da vedere in settimana. Lui purtroppo, Maracchi ancora ne avrà per 2 settimane, ma adesso giochiamo poi ogni 3 giorni e quello è il problema. Cioè non è che salti una settimana, salti 2 partite, ne salti 3, e quindi diventa difficile, dobbiamo andare a fermo, insomma, ogni gara, ma già pensiamo a quella col Gubbio, che è già molto difficile quella, quindi pensiamo a quella e a farla bene, abbiamo una settimana pulita e poi vedremo.